È prevenzione la parola d'ordine della 20ª giornata nazionale contro l'ictus cerebrale, parola che in realtà è il caposaldo di ogni forma di patologia, di ogni edizione, non solo la 20ª, delle giornate nazionali che si occupano di temi così importanti per la salute dell'essere umano. Oggi in Piazza Cavana gli stand dell'associazione Alice Onlus hanno dato seguito al valore della prevenzione nella lotta contro l'ictus attraverso una campagna di sensibilizzazione molto accurata, distribuzione di materiale, consulenze di orientamento e valutazione dei fattori di rischio, nonché la misurazione della pressione arteriosa e uno screening per mezzo di interviste anonime con la compilazione di una scheda contenente un test di valutazione per rischio ictus. È importante che la gente sappia cos'è l'ictus e cosa si può fare per l'ictus, prima di tutto per la prevenzione e poi anche per la cura. È importantissimo il discorso della prevenzione perché si riescono ad abbattere molti numeri di ictus, molti, molti più di quello che noi possiamo pensare. E ci sono tanti fattori che sono modificabili, in particolare se pensiamo al diabete, all'ipertensione arteriosa, al colesterolo, altri ancora come il fumo, l'obesità o anche il fatto stesso che le persone si muovono poco. E quindi sono tutti fattori che vanno tenuti in debita considerazione perché sono modificabili e dal punto di vista farmacologico e anche modificando quelli che sono gli stili di vita. La clinica neurologica dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste è centro di riferimento per le aree di Trieste, Monfalcone e Gorizia per il trattamento dell'ictus ischemico in fase acuta. Per affrontare queste problematiche la clinica mette in campo un team di professionisti, neurologi e radiologi interventisti che lavorano in sincronia per il trattamento dell'ictus acuto 24 ore su 24.